torniamo a parlare di pensioni, abbiamo tante novità. L'Istat ha stabilito la nuova aspettativa di vita, la speranza di vita, e su questo c'è stato il confronto col governo che però non ha prodotto nessun esito. Chiediamo a Vera Lamonica, segretaria nazionale dello SPI, una prima valutazione sulla nuova situazione, sui nuovi scenari che si aprono e poi sulla mobilitazione del sindacato. Beh, era una ricerca attesa questa dell'Istat, lo prevede la legge. L'Istat a un certo punto rende noto qual è prevedibilmente, in base ai loro dati, l'attesa di vita. Questo è stato uno dei temi di fondo del confronto col governo. L'Istat fa il suo mestiere, non è un problema dell'Istat ovviamente. L'Istat dice sono 5 mesi, anche se qui ci sarebbe da discutere, ma adesso il governo, in base alla legge vigente, che è una legge del 2010, poi accelerata nel suo meccanismo dalla Fornero, la legge dice che adesso il governo, con un decreto ministeriale, anzi con un decreto direttoriale dei direttori generali del Ministero dell'Economia e del Lavoro, dovrebbe trasformare, diciamo così, questi 5 mesi indicati dall'Istat in un aumento dell'età pensionabile a partire dal 1 gennaio 2019. Sarebbero 5 mesi in più su tutte le tipologie di pensioni, quindi sia su quella di vecchiaia sia su quella della pensione anticipata, che significa, per capirci, 67 anni per andare in pensione con la vecchiaia e oltre 43 per gli uomini e oltre 42 per le donne per andare con la pensione anticipata. Quindi è una, come dire, è un colpo molto serio, perché sono altri 5 mesi in un'età che già è la tra le più alte d'Europa. E noi cosa abbiamo chiesto al governo? Nella prima fase del confronto noi avevamo già posto all'epoca questa questione dell'attesa di vita come uno dei meccanismi che più profondamente è da riformare rispetto alle normative che abbiamo. Riformare vuol dire riformarlo nei due aspetti, sia delle modalità con cui viene deciso, perché adesso sono scatti puramente automatici che d'ora in avanti diventeranno biennali peraltro, e che si applicano appunto in base alle indicazioni, ai numeri che dall'Istat vengono automaticamente assunti, Aggiornato. sì, assunti. Non c'è nessun, per esempio, non c'è nessun passaggio in Parlamento, non c'è nessuna discussione con nessuno, un meccanismo puramente automatico previsto d'ora in avanti ogni 2 anni, quindi ogni 2 anni avremo un aumento che cambierà nei mesi a seconda ovviamente delle cose, delle cosiddette del lavoro che fa l'Istat, ma insomma questo è questo. Quindi nel metodo è sbagliato, e avevamo posto il problema di quanto fosse sbagliato nella sostanza, perché questo meccanismo dell'attesa di vita intanto dà per scontato che viviamo tutti uguali, cioè che tutti abbiamo l'aspettativa di vita. Abbiamo dimostrato in tutti i modi, anche con studi non nostri, anche con studi OCSE, anche con studi per esempio in parte della stessa Ragioneria Generale dello Stato, ma è un'esperienza che chiunque può vedere, che in realtà l'attesa di vita non è proprio uguale per tutti. Non è vero che si campa tutti allo stesso modo, non è vero che chi fa lavori manuali gravosi, non solo usuranti, ma lavori, diciamo, pesanti, Pesanti vivi. gravosi, difficoltosi, non è vero che ha la stessa attesa di vita di chi, per livello culturale, per livello sociale, per qualità del lavoro che fa, ha un'altra qualità della vita, e la qualità della vita ovviamente incide sulla Determina. longevità. Quindi noi avevamo posto il problema di cambiare sia il metodo di applicazione del meccanismo della speranza di vita, e sia la sostanza. Nella prima fase del confronto, questo tema fu riportato alla seconda, cioè si disse alla seconda fase del confronto, che sarà una fase di confronto non su questioni tra virgolette emergenziali, ma su questioni di prospettive e di assetto del sistema previdenziale, ovviamente l'attesa di vita sarà uno dei temi. Il tavolo della seconda fase, per come abbiamo visto, su questo tema, peraltro per la verità anche su altri, non ha determinato quei cambiamenti che noi pensavamo. Adesso qual è il problema? Che appunto, dovendo il governo decidere entro la fine di questo anno, del 2017, l'assunzione di questi nuovi 5 mesi come aumento dell'età di accesso alla pensione, seppure entrano in vigore nel 2019, cioè si applicheranno nel 2019, ma la legge obbliga Deve il governo a decidere. farlo ora. Noi pensiamo che debba esserci il tempo, se non altro, mettiamolo anche sulla questione del tempo, diciamo così, oltre che un confronto di sostanza, su come si riforma. Quindi non si può
in attesa di una discussione presunta, futura, futuribile su una riforma, intanto applicare i 5 mesi. Noi pensiamo che il governo dovrebbe soprassedere dal decidere con un suo decreto, peraltro appunto di impostazione puramente burocratica, su questo, quindi diciamo, andrebbe evitato questo decreto. Naturalmente non si può fare perché uno si alza la mattina, ci vuole una norma, perché attualmente è la norma che determina questo meccanismo. Noi avevamo chiesto che ci fosse una norma che rinviasse, come dire, per il governo questa, la decisione amministrativa in base sull'assunzione di questi 5 mesi, quindi che ci fosse tutto il tempo per Per una ivernare. discussione di merito e per riformare questo meccanismo. Vorrei solo far notare che il meccanismo di allungamento dell'attesa di vita non incide solo sull'età di accesso alla pensione, incide anche sui coefficienti, cioè incide anche sul valore delle pensioni per la parte contributiva, cioè nel sistema contributivo i coefficienti sono, Oh, è come quello che dire, conta. no, certo, sono quelli che determinano poi l'importo effettivo della pensione, quindi è un meccanismo che penalizza i lavoratori 2 volte ed è un meccanismo fatto in questo modo, se mi posso permettere di dirlo, redistributivo al contrario, cioè è un meccanismo che redistribuisce da chi, diciamo, vive di meno, cioè nel senso toglie, perché chi vive di meno ovviamente gode per meno anni della sua pensione, quindi è come se lasciasse Certo. qualcosa della sua pensione spostandolo verso chi vive di più, quindi da chi ha meno e vive di meno, verso chi invece ha di più e vive di più. Ecco, questo è uno dei meccanismi più ingiusti di questo sistema previdenziale. Per noi è stato uno dei temi fondamentali. Nella fase 1 del confronto siamo riusciti a dare un segnale importante perché, per esempio, sui lavori usuranti abbiamo tolto del tutto, diciamo, questa applicazione automatica. Siamo riusciti, però i lavori usuranti sono proprio pochi e non determinano assolutamente nella platea dei lavori gravosi, dei lavori faticosi, dei lavori pesanti, né intaccano minimamente questo meccanismo ingiusto di redistribuzione al contrario. Per noi questo rimane un punto dirimente, cioè noi chiediamo al governo, continuiamo a chiedere al governo e lavoreremo anche in Parlamento perché questo possa succedere, perché non si proceda all'applicazione amministrativa di questo dato dell'Istat. Poi ci sarebbe anche da discutere su questo dato dell'Istat, ma non si fa sulle statistiche. Noi, cioè, come dire, si era ben detto che, per esempio, nel 2015 era rallentato di molto Era l'aumento abbassato. dell'attesa di vita, anzi addirittura che c'era stato un abbassamento. Però, guarda caso, 5 mesi erano previsti, 5 mesi sono usciti, ma non vogliamo fare polemica con l'Istat. Ovviamente il problema è che il governo deve decidere se questa è una decisione che prende, come dire, di fare il decreto direttoriale, oppure invece accede alla richiesta sindacale, ma come dire, che abbiamo visto diffusa in giro e soprassiede, quindi, come dire, costruisce un'ipotesi di riforma. Grazie a Vera Monica, segretaria nazionale dello SPI. Torneremo a parlare di questi elementi adesso con lo sviluppo delle cose nei prossimi giorni. Intanto ti ringraziamo e con queste parole di Vera Monica chiudo la puntata di oggi di Esteri e ti ripasso la parola allo studio.